Un cordiale saluto da tutti voi da Giuseppe Capuano. E Luca Masiello. Iniziamo subito a vedere quali sono gli argomenti di questa edizione. A Sessa Urunca, seduta del Consiglio Comunale andata deserta, mentre a Formia i carabinieri ritrovano autovettura rubata piena di munizioni. Andiamo a parlare di politica. Sì, iniziamo elezioni 2013, ITRI, sosteniamo Aldo Forte alla Camera. Capasso, lista Zingaretti, Casa, dati Regione impongono riflessione su politiche sociali. Il candidato Claudio Durigon commemora il giorno del ricordo. E ancora nel Golfo, a Minturno, inizia il carnevale, mentre faremo una rapida panoramica su quelli che sono i carnevali del Sud Pontino e per chiudere a Minturno, breve nevicata nel pomeriggio di sabato. Iniziamo subito da Sessa Urunca, Luca. Sì, Sessa Urunca, seduta del Consiglio Comunale andata deserta. La seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Sessa Urunca, indetto per venerdì, è andata completamente deserta. Alla convocazione hanno risposto solo i consiglieri di minoranza, Carmela Messa, Ciro Marcigliano, Vincenzo Codella, Tommaso Lefano, oltre al presidente del Civico Consesso, Luca Sciarretta. Assenti in aula il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza. Grosso sdegno da parte dell'opposizione, che accusa l'amministrazione di un gravissimo gesto. Dopo 70 giorni di mancata convocazione del civico consesso, era doveroso da parte di tutti i consiglieri comunali essere almeno presenti, ha commentato il consigliere Vincenzo Codella. La motivazione ufficiale della mancanza del numero legale al Salone dei Quadri proviene dal presidente del consiglio Luca Sciarretta, in quota Sessa Domani, che dichiara: il Consiglio Comunale non viene effettuato perché non è possibile la registrazione della seduta in quanto l'impianto non è funzionante. La mancata assise non risolve comunque i problemi all'interno della maggioranza, dove quattro consiglieri si trovano in disaccordo con l'attuale situazione comunale, con i consiglieri in quota UDC che hanno dichiarato che intendono astenersi dalle sedute del Consiglio e dal lavoro di giunta per questo periodo. Passiamo a Formia, dove i carabinieri ritrovano autovettura rubata piena di munizioni. Nella giornata di sabato, i carabinieri di Formia hanno rinvenuto in località Penitro un'autovettura Fiat Stilo rubata a Sant'Elia Fiume Rapido e piena di armi da guerra e munizioni, oltre ad arnesi da scasso come piedi di porco e mazze. Le armi, di cui una semiautomatica calibro 7,65 e altro materiale, erano state rubate a Pico lo scorso 5 febbraio. Le armi e l'autovettura, terminati gli accertamenti, nei prossimi giorni saranno restituiti dai carabinieri di Formia ai legittimi proprietari. È un bell'arsenale quello ritrovato a Penitro. Ma apriamo la pagina politica, ormai le elezioni sono alle porte, meno di 20 giorni e c'è tempo per i candidati di esternare le proprie idee. E iniziamo da ITRI, dove tutta la città, almeno parte, dice di sostenere Aldo Forte alla Camera. È importante che il nostro territorio abbia i suoi rappresentanti in regione. ITRI e il sud della provincia non possono continuare ad essere il sud del Lazio. Il lavoro condotto da Aldo Forte negli ultimi anni prova che non, con il consenso e l'impegno e soprattutto l'attenzione ai territori possiamo creare sviluppo, occupazione e dare risposte all'intero Golfo di Gaeta. Dobbiamo ripartire dall'ambiente, puntando alla raccolta differenziata e sulle trasformazioni dei rifiuti in energia, sul turismo che può costituire una grande opportunità occupazionale per molti giovani e sulle famiglie e nonché sul sociale, investendo su asili nido, assistenza domiciliare e sulla qualità della vita. Lo ha dichiarato il candidato al Consiglio regionale del Lazio per la lista civica Buongiorno Presidente, Gerardo Stefanelli, all'incontro elettorale organizzato questa mattina dall'UDC di ITRI presso l'Aula Consiliare. È intervenuto anche il sindaco di ITRI, Giuseppe De Santis, che ha dichiarato di sentirsi vicino al progetto e alla coalizione che sostiene Monti, perché si tratta di un modo di intendere la politica che condivido, incentrato sulla responsabilità e la concretezza. Queste erano le dichiarazioni del sindaco Giuseppe De Santis. L'UDC, ha dichiarato il segretario comunale Aristide Iacotucci, sia alla Camera che alla Regione ha messo in campo una squadra di giovani con grande esperienza.
ai diversi livelli amministrativi. I risultati raggiunti da Aldo Forte in regione e da Stefanelli in provincia provano che siamo un partito che guarda alla concretezza. Risultati concreti che hanno raggiunto anche a Itri, come prova l'importante partecipazione al nostro incontro elettorale. È un segnale che stiamo rafforzando e che vogliamo continuare a dare il nostro contributo per migliorare la città, un impegno che ha bisogno di avere i propri punti di riferimento in regione e in Parlamento. Per questo sosteniamo con forza le candidature di Aldo Forte e di Stefanelli. L'UDC sta dando segnali importanti di discontinuità, ha dichiarato Mattia Punzo, dei giovani dell'UDC di Itri. Grazie al coraggio del segretario Michele Forte stiamo continuando un progetto che investe sui giovani e sulle donne, come testimonia la vitalità del nostro gruppo di Itri, un progetto che cerca di valorizzare il volontariato, perché ci sentiamo e sentiamo il bisogno di ripartire dalla comunità, dalla costituzione del bene comune. Ancora in politica, Capasso della lista Zingaretti, casa, dati della regione impongono riflessione sulle politiche sociali. I dati relativi ai contributi regionali elargiti dalle famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto impongono una riflessione più ampia sulle politiche sociali in favore dei più deboli. Lo sostiene il candidato al Consiglio regionale del Lazio della lista Zingaretti, il medico Alessandro Capasso, che cita gli importi dei contributi in alcuni comuni più grandi della provincia di Latina. Leggendo la determina del maggio scorso si evidenzia che soltanto nel capoluogo pontino era stato dichiarato un fabbisogno di 4.034.121 euro. Sostiene il candidato alla lista Zingaretti, ma il finanziamento ricevuto è di 1,5 milioni di euro, quindi molto più basso di quello che era la cifra iniziale. Significa che centinaia di famiglie si trovano ancora nella condizione di non poter pagare l'affitto e rischiano seriamente di perdere la casa in cui vivono. Al comune di Aprilia sono arrivati 578.192 euro a fronte di una richiesta di 1.578.366. A Cisterna il fabbisogno dichiarato era di 1.003.000 euro, mentre sono stati finanziati interventi per 367.000. Non voglio entrare nel merito delle istruttorie e del lavoro, anche complesso, che talvolta spetta gli uffici, ma il dato è evidente che emerge dagli interventi programmati e che 2/3 del fabbisogno resta escluso. La nuova amministrazione regionale deve essere capace di reperire gli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione. La casa è un fabbisogno essenziale e fondamentale. Chi non può permettersi di acquistarla deve comunque poter avere la possibilità di pagarne l'affitto. Troppe persone subiscono l'onta dello sfratto. Tanti fanno la fila quotidianamente ai servizi sociali per chiedere informazioni sull'assegnazione delle case popolari, ma come sappiamo solo pochi, anzi pochissimi, riescono ad averla. Nostro compito sarà quello di portare in regione il nuovo modo di ragionare sulle emergenze abitative attraverso una più ampia politica di housing sociale su tutto il territorio. E chiudiamo con la politica, con il candidato Durigon, che commemora il giorno del ricordo. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, con il fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il candidato al Consiglio regionale per la lista Storace Presidente, Claudio Durigon, in occasione di questa ricorrenza afferma: «Ritengo doveroso, in occasione del giorno del ricordo, commemorare il sacrificio degli italiani e della Venezia Giulia durante e al fine dell'ultimo conflitto mondiale, ricordare e soprattutto ringraziare gli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia, che pur di rimanere italiani pagarono con le loro uccisioni nelle foibe e con l'esito delle terre natie un prezzo altissimo. Gli italiani della Venezia Giulia rappresentano un esempio straordinario di amore verso la patria, infatti essi sono italiani due volte, per nascita e per opzione, poiché l'iniquo trattato di Parigi sul cedere le loro italiane terre agli slavi stabilì che chi optava per l'Italia doveva andarsene. Fu così che quasi 400.000 italiani, la più grande emigrazione italiana,
furono costretti ad andarsene dalla loro città per tornare nella loro terra natia, e furono comunque barbaramente trucidati nelle foibe, colpevoli solamente di essere italiani. È un dovere pertanto, e tutti gli anni, di ricordarli con la memoria delle foibe e dell'esito del Giuliano Dalmati, sia come patrimonio che per tutti gli italiani. Il candidato Rigoni, inoltre, in occasione della ricorrenza, solleva una questione importante riguardante direttamente Latina, che è una città d'Italia e che non vede applicare compiutamente la normativa in materia dell'acquisto delle case popolari da parte degli esuli, e sottolinea: è doveroso risollevare una volta per tutte l'annoso problema dell'acquisto delle case popolari al prezzo del miglior favore, così come previsto dalla normativa. È un obbligo, prima come ancora che giuridico, ma morale, nei confronti degli italiani della Venezia Giulia, che hanno pagato un prezzo altissimo pur di rimanere italiani e sono residenti a Latina. Ma andiamo a fare un bel viaggio nel carnevale. Sì, iniziamo da Minturno, dove appunto inizia il carnevale. È iniziato sabato pomeriggio, accompagnato da un momentaneo sole, il carnevale di Minturno Scauri, giunto ormai alla sua 24esima edizione. L'evento, organizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale e alcune associazioni del luogo, ha visto una breve sfilata per le vie del paese, per poi entrare nella sala dei baroni del castello, dove grandi e piccoli hanno potuto giocare e ballare al ritmo della baby dance. Il carnevale proseguirà martedì sul lungomare di Scauri, dove tra giocolieri, trampolieri, clown e tante mascherine, la sfilata giungerà fino al piazzale Sieci. Adesso vediamo le interviste realizzate da noi e da Tiziana Palombi questo pomeriggio. Eccoci con Angelo Graziano, delegato ai grandi eventi del Comune di Minturno. È arrivato anche quest'anno il carnevale, giunto ormai è una tradizione per questo paese. È arrivato anche il bel tempo a ospitare e ad accogliere questa manifestazione, quindi come si presenta? Sì, per fortuna oggi il tempo è clemente, siamo qua a Minturno, siamo ormai agli sgoccioli, tra poco ci sarà la sfilata che partirà dall'ex cinema e poi tutto convoglierà qui all'interno del castello, dove ci sarà la compagnia del cappello che già ha preparato tutti con i vari artisti che scenderanno, i trampolieri, e faranno da capofila per la sfilata. E niente, tutto sarà svolto qui intorno al castello, perché il tempo è buono, però fa abbastanza freddo, quindi per i bambini è preferibile stare all'interno del castello. Stasera avremo il ballo in maschera all'interno del castello. Come è stato organizzato? Sì, questa sarà la vera novità del carnevale minturnese, questo ballo a castello. Niente, dopo la baby dance, dopo i giochi per i bambini, ci sarà questa serata dedicata per lo più per gli adulti, con i balli in maschera e niente, i visi dovranno essere riconoscibili chiaramente per motivi di sicurezza, però si svolgerà tutto qui all'interno assieme ai Cotton Club. Passando a martedì, tempo permettendo, sì, ci si sposterà sul lungomare. Sì, martedì a Scauri ci sarà la classica sfilata, la 24esima edizione, siamo arrivati, che partirà dal campo Pirae e convoglierà le 10. E ci saranno diversi gruppi, tra i quali i Ciullari, i Casali di Minturno e il club, un club di Formia, e anche i danzatori delle Scara che sfileranno, insieme al comitato dei genitori di idee e alla scuola del golfo probabilmente. Con i due consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questo carnevale, parliamo di Cardillo e Corrente, dobbiamo parlare di questo carnevale che torna a Minturno, perché fino a qualche anno fa si era organizzato solo a Scauri, oppure a Minturno era lasciato alla parrocchia. Invece il Comune di Minturno e l'amministrazione hanno voluto essere presente anche sopra al centro storico. Sì, assolutamente, da quest'anno abbiamo voluto rilanciare il carnevale a Minturno, ecco, appunto per i bambini, ma diciamo che questo è il carnevale senza età, perché inizieremo con uno spettacolo per i bambini all'interno delle mura del castello baronale di Minturno e poi proseguiremo con una serata di salsa e merengue e con alla fine uno spettacolo del gruppo dei Cotton Club, insomma, per i più adulti. Questo è, diciamo,
diciamo un po' l'apertura del carnevale di Minturno, che si concluderà martedì a Scauri, e con questo voglio appunto ricordare quest'altro avvenimento di martedì a Scauri, invito tutti quanti a partecipare. E che cosa altro dire, abbiamo scelto la location del Castello Baronale perché così i bambini, insomma, in questo senso non siano, sono più coinvolti, sono più protetti anche dalle intemperie, visto che oggi portava un disastro meteorologico, e quindi abbiamo pensato bene di trovare questa soluzione. Filippo, i ragazzi festeggiano il carnevale spesso e volentieri, almeno quelli della mia generazione sono stati abituati a prendere e andare via da questo territorio per poter festeggiare, invece questa sera si balla e si balla nel castello. Sì, diciamo che l'obiettivo di questo evento era proprio quello di non far allontanare i compaesani da Minturno. Io già in tempo passato ho organizzato una manifestazione all'interno di questo castello avendo un buon risultato, e quindi insieme al collega Mario Cardillo e al delegato Angelo Graziano abbiamo pensato di ripeterla in occasione del carnevale, e speriamo che possa avere la stessa riuscita, che a quanto pare, già vedendo i partecipanti, sta prendendo la strada giusta. Lasciamo i panni istituzionali, un vostro ricordo legato al carnevale? Un nostro ricordo, beh, sicuramente le grandi guerriglie che si facevano da bambini, alle quali anche tu hai partecipato, visto che siamo della stessa contrada e coetanei. Sicuramente quella è una cosa che ci manca, perché ci legava poi molto al territorio, no? Ognuno dalla sua contrada si preparava, attendeva in difesa l'altra contrada, che contrada Fontana Perez, sì, insieme a lui facevamo l'azione a parte, veramente la famosa guerra delle arance. Sì, vabbè, eravamo un po' più delicati. La guerra delle arance, mi ricordo anche la fila a comprare la schiuma da barba, no? All'epoca si usava la schiuma da barba, non c'erano quelle bombolette, diciamo, armi convenzionali e non convenzionali. Stendiamo un velo per non educare le nuove generazioni a quello che facevamo noi, perché eravamo molto più ruspanti di strada, diciamolo così. Sì. Beh, sì, comunque, come diceva Filippo, sì, è un ricordo un po' lontano, che poi è andato così scemando il carnevale di Minturno. Adesso vediamo un po' se riusciamo con questa amministrazione a rilanciare questo avvenimento. E allora, in bocca al lupo, e speriamo di vedere ancora più gente martedì sul lungomare. Grazie, rinnovo l'invito per martedì sul lungomare di Scauri. E passiamo ora, restiamo in tema di carnevale, passiamo a parlare del golfo, il carnevale nel Sud Pontino. Fine settimana di carnevale nel Sud Pontino, dove sono previste, tempo permettendo, numerose manifestazioni. Oltre al già citato carnevale a Minturno, domenica è tempo di Palio del Fagiolo d'Oro a Penitro, giunto alla sua 12ª edizione e che vede in gara le varie contrade della frazione formiana tra giochi, gusto e divertimento. Le contrade si sfideranno nella cottura nel modo più gustoso ed originale del fagiolo, al fine di aggiudicarsi il palio, il tutto con tanta sportività e divertimento. A Campomaggiore di San Cosma e Damiano è tempo della sfilata dei carri allegorici, divenuti ormai attrazione di divertimento con la loro fattura sempre più curata e pregiata. Altre manifestazioni si svolgeranno anche a Cellole, Sessa Aurunca e Gaeta. Vi ricordiamo che la nostra emittente è partner dei carnevali di Minturno Penitro e San Cosma e Damiano, e che un grande speciale sarà curato dalle nostre telecamere. Adesso Minturno, breve nevicata nel pomeriggio di sabato. Una gradita sorpresa quella a cui hanno assistito gli abitanti di Minturno e parte del Golfo, dove nel pomeriggio di sabato dalle 15.30 sono caduti dei fiocchi di neve che hanno ricoperto di bianco i tetti dei comuni del Sud Pontino, creando un'atmosfera surreale e di divertimento in un territorio poco abituato alla presenza di questa coltre bianca. Beh, è stata una bella esperienza questa, noi abbiamo visto le immagini della nostra Tiziana Palombi. E passiamo a fondi, collocazione e benedizione della nuova statua della Madonna di Lourdes. Una nuova statua della Madonna di Lourdes sarà collocata all'esterno della chiesa di San Francesco di Fondi, accanto all'ingresso principale. L'annuncio è stato dato direttamente dal parroco padre Massimo Scarlatto, devotissimo della Madonna dei Pirenei, scegliendo proprio la giornata di lunedì 11 febbraio
in cui la chiesa festeggia la Madonna di Lourdes. La giornata si aprirà con la visita e la messa all'ospedale civile di Fondi in mattinata, quindi continuando a celebrare la giornata dell'ammalato, alle ore 19:30 si terrà la celebrazione eucaristica con il rito di unzione degli infermi. Al termine della cerimonia, una fiaccolata e atto di consacrazione mariana con la benedizione della nuova statua della Madonna di Lourdes. All'atto, l'atto comunque non sarà fine a se stesso, ma ogni 11 del mese verrà celebrato un rito di preghiera all'esterno e davanti alla nuova statua, rinnovando la tradizione che già vide 40 anni fa collocare nello stesso luogo la grotta della quale la Vergine Immacolata apparve a Bernadette, anticipandone il dogma. E chiudiamo con un comunicato della prefettura. Il prefetto di Latina, il dottor D'Acunto, parteciperà lunedì 11 febbraio alle celebrazioni della giornata del ricordo organizzate in collaborazione con il comune di Latina in memoria delle vittime delle foibe all'esodo Giulio Dalmata e delle vicende del confine orientale. Alle ore 10 presso la chiesa dell'Immacolata si terrà la Santa Messa in ricordo delle vittime, cui seguirà la deposizione di una corona al monumento intitolato ai martiri delle foibe in piazzale Trieste e infine subito dopo presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura di Latina sarà inaugurata una mostra dal titolo Da Fiume al Diktat di Parigi. Beh, era questa anche l'ultima notizia del nostro Golfo News. A me non resta che ringraziare Luca per la cortese compagnia e Tiziana Palombi per aver guidato la nostra regia, darvi un buon proseguimento con i programmi di Telegolfo e appuntamento alla prossima edizione.